Amici sta entrando nel vivo e qualche giorno fa il pubblico ha assistito ad una delle esibizioni più coinvolgenti degli ultimi anni. Questa 24esima edizione di Amici si sta confermando come una delle più coinvolgenti e intriganti sotto l'aspetto squisitamente artistico ed emotivo. A contribuire al successo del talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, la presenza di alcuni allievi dal talento indiscusso. Tra le possibili future stelle, una giovane ballerina sta brillando e catturando l'interesse di tutti. Stiamo parlando di Alessia Pecchia, la brava e bella ballerina di latinoamericano che in questi primi due mesi di scuola ha conquistato pubblico e addetti ai lavori. Al di là dell'aspetto meramente tecnico, in cui peraltro la giovane eccelle, è il clima quanto mai coinvolgente che riesce a creare il suo principale punto di forza. Le coreografie proposte nelle sue esibizioni sono uno spettacolo nello spettacolo. Ebbene, qualche giorno fa Alessia Pecchia ha avuto modo ancora una volta di mettere in mostra le sue grandi qualità confrontandosi con un allievo di latinoamericano in un duello all'ultimo passo che ha scatenato grandi emozioni. Alessia è davvero super, ora lo ammettono anche loro, non ci sono più dubbi. La maestra di Alessia, Alessandra Celentano, gongola letteralmente nell'assistere alle splendide esibizioni della sua allieva dotata di maggior talento. Insomma, la giovane ballerina piace davvero a tutti, tranne che a un ex maestro di Amici, che proprio quest'anno ha abbandonato il programma. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, che ha pubblicato un commento all'interno delle stories del suo profilo Instagram proprio sull'esibizione di Alessia Pecchia. Il celebre ballerino, protagonista in passato di Ballando con le stelle, ha bocciato l'allieva della Celentano. Alessia, arriva la bocciatura del celebre ballerino, polemiche in vista. Se parliamo solamente di tecnica, Antonio è molto più preparato e preciso di Alessia. Un giudizio condiviso solo da un'esigua minoranza di utenti e che ha scatenato un ampio dibattito sui social. Straordinaria a livello emotivo, l'allieva di Alessandra Celentano ha conquistato il pubblico in studio e, come ha sottolineato la giudice esterna, di ballare anche solo con gli occhi. La stessa giudice ha poi spiegato che a garantire la vittoria netta di Alessia è stata proprio la sua debordante personalità e il modo che ha avuto di prendersi il centro del palcoscenico. Che possa la ragazza seguire le orme di Mattia Zenzola e trionfare al serale? Noi glielo auguriamo.